Ciao, mi chiamo Carla, sono un'insegnante e faccio parte del gruppo dei formatori di didattica mentalista. Spero oggi di potervi tenere compagnia, con un'attività che sia costruttiva e anche divertente. Mi riferisco in particolare alla fascia di età 3-6 anni, quindi a quei bambini, mi rivolgo a quei bambini che normalmente frequentano la scuola dell'infanzia e che magari sentono la mancanza dei loro amici in questo periodo di emergenza in cui sono costretti a stare a casa. Spero quindi che la storia che vi proporrò vi piacerà, in quanto parla proprio di amicizia e parla anche dell'inverno. Stiamo per lasciare l'inverno e stiamo per entrare in primavera fra pochi giorni e quindi, credo che sia la storia giusta. Ve la racconto attraverso il libro che ho pubblicato qualche anno fa, intitolato Didattica mentalista applicata e musica nella scuola dell'infanzia, in cui do delle indicazioni agli insegnanti su come applicare la didattica mentalista e applicare la metacognizione in particolare in riferimento alla musica, ma do anche dritte più generali, perciò il libro contiene quattro storie. Le illustrazioni sono state realizzate dall'artista Anna Maria Galaverni. Come vi dicevo, faremo adesso un lavoro particolare, non sarà una semplice lettura da parte mia e ascolto da parte vostra, ma voglio vedere se sapete veramente come fare a stare attenti, se siete bravi nell'attenzione. Quindi, intanto vi chiedo di preparare un foglio e dei colori. Appena avrete preso il materiale potremo iniziare. Vi leggerò questa storia che si intitola L'albero triste, però mi aspetto da voi che riusciate a tenere nella vostra mente sia le mie parole che le immagini che andrete a vedere, perché io vi mostrerò queste quattro sequenze. Ve le mostrerò una volta sola, vi racconterò la storia una volta sola e guardate che non è valido tornare indietro nel video e andare a riascoltare la storia un'altra volta. No, dovete ascoltarla una volta sola, dopodiché il video finirà e voi dovrete ridisegnare in ordine le quattro sequenze ed essere pronti anche a riraccontarle. Diventerete voi i futuri insegnanti, quindi andrete a raccontare la storia a un fratello, a una sorella, ai vostri genitori, deciderete voi a chi. Per cui io sono molto convinta che voi riuscirete a stare attenti e vi do adesso il via, cominciamo con questa bellissima storia, L'albero triste. Un giorno d'inverno un grande albero se ne stava lì, in mezzo al giardino, tutto solo. Era molto triste perché i suoi rami erano così nudi che gli sembravano secchi. L'albero guardava verso il cielo in cerca di un raggio di sole, ma niente da fare. Il cielo era tutto grigio e freddo. L'albero pensava: povero me, sono rimasto tutto solo, non ho più le bellissime fronde di foglie verdi a vestirmi e a tenermi compagnia. Ad un certo punto, candidi fiocchi di neve iniziarono a cadere dal cielo e a posarsi sopra i suoi rami. Un fiocco di neve gli domandò: cosa succede, albero? Perché sei così triste? Perché i miei rami sono spogli e io mi sento solo senza le foglie, rispose l'albero. Non ti preoccupare, ci penseremo noi a tenerti compagnia fino a quando non tornerà la bella stagione, replicò il fiocco di neve e si mise a chiamare gli altri fiocchi di neve che scendevano dal cielo. In un batter d'occhio i rami dell'albero furono coperti da un bianchissimo e luccicante manto di neve che sembrava un'elegante pelliccia. L'albero fu finalmente felice perché aveva la compagnia di
dei suoi nuovi amici. Spero che questa storia vi sia piaciuta, quindi adesso concentratevi, cercate di richiamare nella vostra mente le immagini che avete visto, la trama della storia e quando sarete pronti, che l'avrete riorganizzata bene nella vostra mente, allora andatela a ridisegnare e riraccontatevela nella vostra testa, così sarete pronti poi a raccontarla voi a chi vorrete utilizzando le vostre immagini. Il libro contiene anche le sequenze non ordinate, quindi da mettere in ordine, da ritagliare e da colorare. Per cui se voleste questo materiale, contattatemi pure, mi trovate sui social media. Sono Carla Barbara Coppi. Buona giornata e soprattutto buon lavoro!